In effetti sulla Capri Napoli io ho cercato di inquadrare questo racconto e questo romanzo che in dissolvenza tornano l'uno dopo l'altro, ricordando dei fatti particolari come l'entrata in acqua di allora, che era un po' diversa di quella di adesso, il mettere del grasso addosso, mentre adesso so che usano altri sistemi e altri mezzi, entrare in acqua con i vecchi gozzi che invece adesso non vengono utilizzati più. Poi la Capri Napoli, per quella che è una gara nuotata su 7 ore, in effetti implica determinate risposte metaboliche, un tipo di nuoto particolare. Diciamo che io, più che cose particolari inerenti alla Capri Napoli, ho voluto inserire in questo racconto romanzo delle idee che io ho sempre avuto rispetto al nuotare, al nuoto e al fare sport, che penso che sia la cosa più interessante, soprattutto inserito in un racconto che potesse essere di facile lettura.